quello che noi vogliamo essere innanzitutto è vicini al territorio. Per noi il territorio ha una valenza straordinaria. Partiamo tutti quanti nelle azioni di ogni giorno da questo assioma imprescindibile, COP e il territorio. Lavoriamo ogni giorno per valorizzare quei prodotti locali che esprimono un territorio, raccontano la storia e le tradizioni di quel territorio. Lavorare sui territori per noi significa rafforzare ed esprimere al meglio il ruolo distintivo che COP vuole avere nel sostegno delle economie locali e delle eccellenze agroalimentari dei territori e delle regioni in cui operiamo. E significa, e per noi questo è importantissimo, rafforzare e avvicinare il legame tra chi produce e chi consuma. Vogliamo dimostrare che siamo diversi da tutti gli altri e lo facciamo attraverso, ad esempio, l'impiego di una squadra di circa 30 persone dedicate alla ricerca continua dei prodotti locali e delle biodiversità di tutte le regioni in cui siamo presenti. E siamo presenti, come dicevano i miei colleghi prima di me, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia. Il nostro obiettivo è anche quello, questi prodotti locali, di farli conoscere a tutto il resto del perimetro di COP Alleanza 3.0. Abbiamo la volontà di diffondere cultura e per noi il territorio è cultura. Siamo nati nel gennaio del 2016, significa avere oggi nei nostri assortimenti circa 1250 fornitori locali di ogni singolo territorio. Il nostro obiettivo è quello di far capire a chi entra nel negozio che COP è il territorio, che noi siamo vicini al territorio e a chi di questo territorio testimonia l'eccellenza. Vogliamo realizzare quella che noi chiamiamo una democrazia del gusto e non un'elite del gusto, perché noi siamo la COP. Dobbiamo diffondere questo messaggio al maggior numero possibile di persone e lo dobbiamo fare proponendo loro dei prodotti accessibili che possono comprare, ma di cui soprattutto devono percepire il valore. Il cerchio è quello che si apre dal produttore e si chiude nel punto vendita e noi siamo un filtro di questo cerchio, un filtro importante. Sarà un'impresa portare un socio di Modena, ad esempio, a Palermo o a Catania, però noi vogliamo farcela perché secondo noi sarà per loro un'esperienza straordinaria, ricchissima. E poi raccontiamo le storie dei produttori nelle nostre televisioni. Ed è proprio dalle trasmissioni di una di queste emittenti che ho colto il video con cui concludo il mio intervento. Racconta le storie e la passione di coloro che producono le buone cose. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi lascio alla visione.